borraccia, tac, vino cartonato, tac, numeri, tac. Buonasera, 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 cosa fate qua? Mi mancavate già, eh? Buonasera, buonasera. Ciao Mauro, ciao Matteo, ciao Nicola, ciao San Pio X, ciao Michela, Alessandro, ciao Marco, ciao Nicola. Ah, Alberto DJ, sei in linea questa sera, mi raccomando, con l'audio, eh? Fonte attendibile qua da 2 chilometri, dimmi, eccoci. Pronti? Dite, era uno scherzo, era uno scherzo. Allora, buonasera a tutti, benvenuti a Ida Disco Teatro d'Italia. Ciao Alessandro Reguzzo, Stefano Checchin, direttamente dai blocchi di partenza. Ciao Dennis, ciao Teo, mi raccomando usa le gambe e non le braccia stasera perché ti stanno venendo due braccia così. Alessandro Muraro, in questi giorni di nome e di fatto, non solo vino ma anche Alessandro Muraro, nelle fede del suo nome perché ha fatto il Muraro, grande Alessandro. Ed ecco Fabio, ciao Sampio, ciao Marco, ciao Jenny, ciao Oscar, che ora sono 56, guarda che le arriva, guarda che le arriva. Ciao Daria, ciao Nicola, siamo in 714, 17:56. Ok, cosa facciamo questa sera? Facciamo un po' di riscaldamento, un po' di pianura, poi una salitella, poi giù ancora e poi ci concentriamo sulla forza resistente. Prima 60 pedalate, poi 70 pedalate, sono 4 ripetute da 2 minuti e mezzo, poi scarico e altre 3 ripetute da 2 minuti e mezzo. Ti stacco stasera, ciao Giorgio, ciao Giovanni. Certo che mi stacchi Nicola dopo l'ultimo corso che abbiamo fatto quest'estate con la e-bike. È chiaro che mi stacchi se usi l'e-bike. Ciao Paolo, ciao Andrea, ciao Alessio, ciao Andrea, ciao Giorgio, pronto con la furlanite? Certo, attenzione perché poi non... Romy sei pronta, eh? Tommy lascia fare spinning la mamma, Luna tieni Tommy, eh? Grazie alla mia famiglia che sta portando una pazienza incredibile perché sono H24 sul computer. Intanto vi chiedo scusa a tutti i messaggi a cui non riesco a rispondere, anche a quelli che non metto mi piace perché sono veramente in tanti, e però li vedo tutti. Intanto Mattia Furlan, pronto Nemo. Mattia, tranquillo, tanto ti hanno spostato le Olimpiadi di un anno, che fretta hai, vai tranquillo. Ciao Valentina. Allora, cosa volevo dire? Io, se qualcuno avesse degli amici che vogliono fare la puntata in differita, vi consiglio di registrare la lezione perché... Sabato cosa è successo? Una cosa bellissima. Avete crashato il live. Ciao Cristian, pronto là col Panta. Ciao Cristian Annone, ciao Cristian Castagna. Perché? Ciao Angelo, di al barbiere che alle 19 finisce perché sabato si è preso indietro, ha smesso di pedalare. Lo sapevo. Allora, cosa volevo dire? Se qualche vostro amico vi ha detto la faccio in differita, fate salva schermo qualcosa, registrate lo schermo perché potrebbe capitare che va in crash. Dopo riappare, ma tipo anche quella di sabato è riapparsa quasi 48 ore dopo. Questo perché grazie a voi eravate talmente in tanti collegati e talmente tanti messaggi sono arrivati che è andata in crash la registrazione della diretta. Quindi io non so più come dirvi grazie, vi dico grazie. Ok, 17:58, siamo già più di 1100 pronti al gruppo, quindi... Benvenuti, bentornati da colui il quale non vi stacca, ma bentornati da quello che vi guarda in faccia e vi porta all'arrivo. Grande BMX Besnate presente, Riders Ready Watch the Gates, Andrea Anselmi, Denis Zausa, Nicola Cortivo scendi dal divano. Bravissimo Denis, in vino Veritas, è vero. Marco, ho il copertone posteriore sbriciolato da domenica. E va bene così, vuol dire che ti sei impegnato. Allora, un trucco per oggi, primo giorno della settimana, poi vi ho detto starò con voi fino a che ce ne sarà bisogno. Ciao Valentino. Novità, vi insegno un segreto, sabato siamo andati molto forte, ma quando noi stiamo costruendo un allenamento, se finiamo l'allenamento troppo finiti, scusatemi il gioco di parole, vuol dire che abbiamo sbagliato qualcosa. Ok? Ciao, ciao Sara, ciao. Allora, quindi, ciao Tiziano, il cimbro presente, ciao Moreno, quindi se state spingendo non dovete andare a tutta oggi, ma lavoriamo bene sulla forza, ok?
Bene, partiamo. Sono le 59? No, abbiamo detto le 18. Ditemi quando sono le 18. Sono le 17:59. Attenzione, ci vorrebbe il conto alla rovescia. Vediamo se si vede l'orologio. No, perché qualcuno ha sollevato la questione che l'orologio era al contrario. Intanto sono le 18. Chiaro che se ci fosse un orologio dietro lo vedete al contrario, perché l'immagine è speculare. Vedete che questa scritta è al contrario, mentre questa è giusta? Perché questa è stampata al contrario, ma voi la vedete giusta. E viceversa per me, ok? Ciao GS Fiumicello e la ciclistica piovese, ciao Fabio Pettinà, ciao a tutto il BMX mondiale e ciao a tutta la Sardegna numerosissima. Ciao Alessandro Feracin, abbiamo di tutto e di più, tutte le discipline, tutte le specialità, tutte le età, campionessa italiana Giorgia, ciao! Ciao Matteo, ciao Stefano, ciao Fabio, pronti? Lo so che volete andare a tutta, ma la novità per i tuttofili, quelli che vogliono andare a tutta, è che oggi è lunedì, domani, martedì, mercoledì, questo lo so che lo sapete, ma oggi non dobbiamo scendere distrutti dalla bici, ok? Vi accompagno fino a quando ce ne sarà il bisogno. Cerchiamo di non andare troppo fuori giri questa sera perché andiamo come carico, andremo in carico progressivo. Ciao a Brescia, un abbraccio speciale a Brescia e ciao ad Alessandro, ciao a Serenella, ciao Andrea. Quindi MCD, grande, pronto anche Max. E come dice Gabriella, l'avete vista nei video, la nostra collaboratrice di yoga, fin da 3 anni a questa parte. Segui un tuo rituale in questa fase iniziale, via agili. Intanto sto ricevendo un sacco. Ciao Veronix Team, ciao Quarto Sant'Elena, ciao Quattro Mori. Intanto sto ricevendo un sacco di domande. Ciao al gruppo ciclistico Montecchio Maggiore, mia città di residenza. Ciao Montegranaro. Quanti goti dovremmo pagarti per tutto il tempo? Tanti, tanti te in armi, tanti, tiriamo su una baia stavolta, attiriamo su una baia sto giro che non te ne neanche idea. Ok, allora 2 minuti e mezzo ancora, tranquilli, dai che andiamo. Inizia a girare le gambe a 90 pedalate al minuto. Attenzione, in questo gruppetto da 1400 persone. Non me l'aspettavo di lunedì, eh. Sabato di solito quando scrivi gara c'è il pienone, ma lunedì è un po' più tecnica. 90 pedalate al minuto. Ciao Giorgio Baracco, ciao Fabio Fabris, ciao Nicola Porru da Quartu, pronti? Civitanova Marche, grandissimi, che bei ricordi. Mobili Tosoni, ciao Ferrara Bike, ciao Mobili Tosoni, ciao Tiziano Rigodanzo. Ciao Marco Villanova, grande, gradito ritorno del Superbikers. Marco Villanova, mamma mia, che spettacolo, che parterre de roi questa sera. Tutto è pronto, si presuppone un lunedì a scacciare fuori tutto. Come state? State bene? Ci siamo un po' ingolfati il cervello? Bene, adesso stiamo bene per un'ora. Ciao Recanati! E come diceva De Zamper, chi si fosse messo in ascolto in visione solo in questo momento, vi ricordo, ciao MTB Fidelitas Roma, ciao! Andiamo a fare un riscaldamento di 7 minuti, pianura, salita, pianura. Poi 5 volte, 2 minuti e mezzo, forza, 60 pedalate, forza resistente. Poi pausa ancora, 3 ripetute, 70 pedalate. E poi delle variazioni nel finale. Statemi dietro, seguite la mia cadenza, molto tecnica. Ciclismo è arte. E questa sera è serata yo-yo. Attenzione, ancora 1500, questo gruppetto. 1500 cuori italiani che battono sempre più forte, grazie Italia. Questa sera venitemi dietro, arte, arte, arte. Danziamo con me, ok? Danza, ritmo. Segui il ritmo bene, andiamo a scandire proprio momenti in piedi, momenti seduti. Dai che si inizia, 30 secondi. Prima un tratto in pianura. Circa 2 minuti e mezzo a 100 pedalate, poi in salita 85 pedalate e poi ancora giù a 105-110 pedalate. Percezione di sforzo 6-7 su 10.
85-87% della frequenza cardiaca massimale, zona 3, zona 3.5. Se i 2-3 minuti iniziali non vi va sulla frequenza, non importa. Ciao Fede, ciao Francesco, ciao Sara, ciao, ciao Scuola del B, Free Bike, Alcamo. Se la frequenza cardiaca non vi sale all'inizio, non preoccupatevi. Andate, lasciate morbido, senza forzare troppo muscolarmente, cercate più di che altro di vascolarizzare, eh? Primi 3 minuti, poi con calma all'85%. 6-7 su 10 la percezione, si parte. 100 pedalate al minuto, yo-yo, serata. Guarda le gambe. Sette minuti ancora. Fanno male le gambe, sciogli, metti più agile. Sei minuti ancora. Con calma. Facciamo salire l'85%. Fa già caldo qua, eh? Sono i vostri cuori che scaldano questa diretta. Questa serata ho la vena, Gira a destra, prendi la salita. Metti la marcia da salita. Molto più duro. Uno scattino più duro sulla spin bike, un diretto, un diretto più duro sulla bici. E allora pronti a star bene? Pronti a caricarvi? Pronti a purificarvi? Pronti a fare un bel reset serale e andare a letto felici? Pronti a star bene assieme? 1500 italiani pronti a salire in piedi e spurgare fuori tutto. 3, 2, 1, so. Up to the top of the mountain. Got so much money now I hire an accountant. Making hits on your Facebook page. We break it out of this cage. 4 minuti relax. You wish you could play the bass like me. You wish you had a face just like me. Beautiful, sinful, you're all just. Vai salire la frequenza cardiaca ancora una volta. This ain't the past. Caricati. So fast. Pronti. Scuola l'adrenalina. Stai bene. Pronti. 3, 2, 1, so. Vai con la furlanite. Succede questo dopo, non riesci più a farne a meno. Me lo fate fare voi questo, eh. 3, 2, 1, giù. Continua a salire. Like a diamond in the gutter. We outrageous. We ballin' harder than your father. We cases. Another day, another dollar. We cases. I'm a rage. Ultimo impegno prima di scollinare. We outrageous. We ballin' harder than your father. E allora pronti? 1500 italiani. Sali. Su. We the best. We the best. We
Vela, spin by, cola, resistenza. Due minuti e un quarto, sì. Meno un quarto all'una. Due minuti. Dai, Nicola. Dai, dai, che ti tiro la volata. Dai, fuori da lì, fuori. Everybody told me under the beat. Parti adesso, parti. Then you will repeat, but then your mother said, girl, know your worth. Come on. Feeling up in the hearse. Ooh, I know you have messages. È difficile non fare qualcosa senza dire parolacce, perché normalmente c'è una parolaccia su questo sound. Rimettiamoci a fare. I'ma be the one to break it to you. I really hope this letter make it to you. Just for you. 1 minute to go. 1 minute and up. 1 minute and a half. I'm gonna be the one to break it to you. Zona 3. Boys are just like trains. Sì. Wait 10 minutes. Forza Italia. All the same. 1500 cuori. Ancora 1 minuto e mezzo. Porta la frequenza all'87%. Paper and pen, write it down. Zona 3. 8-5. 7 su 10 la percezione di sforzo. Se stai facendo con la graziella, occhio che non ti parta il carter. 1 minuto. 6 la cyclette, quelli vecchio stile, fai anche così, che così fai funzionare. 1 minuto. Fora, fora Andrio, fora! Mitico Andrio Leoni, che saluto. Colui il quale mi ha spezzato una bella caduta in curva, in cui ho sdraiato tutta la telecom. E quello è stato il mio battesimo da professionista. Andrio mi diceva, fora, fora! Quindi 30 secondi. E come mi diceva Andrio Leoni, è il momento di fuori adesso, fuori adesso. 30 secondi e poi relax. That's the only memory I have of us. Dai. Ooh, I know you have nothing to say. Ooh, now I'm strong enough to say, boys are just like trains. Come 10 minutes every day. I really hope this letter make it to you. 10 secondi ancora. I'ma be the one to break it to you. I really hope this letter make it to you. Grazie, really Mattia. 5. 4. 3. 2. 1. Pecca. Come dicono sempre i velocisti, pecca. Usato Dio saltarlo. Altri 2 metri vincevo me. Tradotto in italiano, peccato. L'avrei saltato. Altri 2 metri e avrei vinto io. Però detto in Veneto è diversa. Perché ogni volta fa, ho visto, venivo su a doppia. La sera mia. E dopo l'arrivo ogni velocista vi saprebbe raccontare benissimo ogni suoi ultimi 200 metri, mentre non vi saprebbe raccontare una salita. Ma chiedete a un velocista gli ultimi 200 metri, se avete tempo. Il racconto dura circa 24 ore. Ok? Allora, come vi dicevo, adesso si inizia. Mi raccomando, se vogliamo andare a stimolare la forza resistente e non la resistenza di forza, fidatevi, i tecnici sanno cosa sto dicendo. Chi non lo sa, fidatevi, vi porto all'arrivo io, ok? Dovete far finta, per farla più semplice possibile, se io posso spingere 100 come forza, devo spingere almeno 75 in su, ok? Dura 2 minuti e mezzo, chiaro che la frequenza cardiaca all'inizio sarà molto bassa e poi andrà su. Riuscirà ad eseguirlo molto, in maniera molto efficace chi ha il misuratore di potenza, e ancora di più quei pochi che conoscono il loro picco di cadenza potenza. Ma siccome è una cosa molto tecnica, per semplificare vi dico, chi ha il misuratore di potenza tenga zona 4, chi ha la frequenza cardiaca non guardi la frequenza cardiaca perché arriva troppo in ritardo, ma si basi sulla percezione di sforzo. Nei 2 minuti e mezzo che vi dico dobbiamo essere 8 su 10 come percezione di sforzo. Stessa cosa per chi non ha alcun parametro. Quindi tenga 8 su 10 e questa è la cadenza da tenere. 60, ok? Faremo tratti seduti, tratti in piedi. In automatico, quando dico alziamoci in piedi, mettete un dente più duro o una resistenza più dura, ok? Faremo questo per 4 volte, intervallato da 2 minuti di transizione a 100 pedalate. Dai che si parte, proviamo la prima. Però attenzione, perché questa sera playlist. Ieri ho visto un film, mi è venuto la vena dai pop. Quindi questa sera, prima di ogni ripetuta, bisogna fare ha, yeah, yeah, ha, 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 yeah,
Oh yeah, uh-huh. Pronti? Aha, yeah. Ready? Steady. 60 RPM, esatto. 5 secondi e si parte. Aha, yeah, aha, yeah. E andiamo. Ma quanto forti siete. Questa è la cadenza. Metti la marcia da salita. Way, way, way too fat, too skinny, way too flat, got too so skinny. Wanna talk trash cause he's insecure, but girl don't you see that you're pure? You gotta believe, it's a disease, thinking about these things, with no remedy. Now he's flowing and planting seeds, he's someone that somebody needs. Never let him tell you that you're not, cause you are. Don't let him make you look dumb, cause you're smart. You don't never have to act like you're tough. Let me be the one to say that you're enough. Never let him tell you not, cause you are. Don't let him make you look dumb, cause you're smart. You don't never have to act like you're tough. Let me be the one to say that you're enough. You are enough with me, me. Are you enough with you, you? Look in the mirror and ask yourself, what you wanna do, who? Be enough for you, you. Beauty is clearer when it's for yourself. Holding your love today, your reflection show what you do today. You're replaceable, you are today. Love yourself today. Who do you love today? Your reflection show what you do today. You're replaceable, you are today. Love yourself today. Believe in yourself, put yourself on your shoulders. Dust the dirt off your shoulders, yeah. Feel completing yourself, stop repeating your health. Opportunities in the air. Braccia leggermente piegate. Vento in avanti, io sì, ho il 52. Il vento della tua forza. 8 su 10 lo sforzo. So many have the confidence but don't really know where to take it. 50 secondi. Grazie. Never let them tell you that you're not, cause you are. Italia. Let them make you look dumb, cause you're smart. You don't never have to act like you're tough. Voi siete il centro del mondo. Never let them tell you not, cause you are. Don't let them make you look dumb, cause you're smart. Uno. You don't never have Italia. To act like you're tough. Su. Let me be the one to say that you're enough. You are enough to me, me. Are you enough for you, you? Look in the mirror and ask yourself, what you wanna do, do? Hop. Be enough for you, hop. You. Hop. The beauty is clearer. 10 secondi. Who do you love today? Your reflection show what you do today. You're replaceable, you are today. 4. Love yourself today. 2. Who do you love today? Your reflection show what you do today. You're replaceable, you are today. Metti tutto agile. Love yourself today. Sciogliamo per 2 minuti senza spegnere il motore. Andiamo in zona 2, fondo lento. Andiamo anche al 72%, 70%. La frequenza arriva in ritardo, per cui chi ha il cardiofrequenzimetro lavori sulla percezione di fatica. Dovete fare un massaggio per le gambe in questi 2 minuti, eh? Provate a cambiare il ritmo, state a 95-100 pedalate al minuto. Entra nel turbine positivo. Flames in the wintertime, drilling on every day, so you know. E quando vai in discesa in mountain, che fai delle linee incredibili pesanti. Doppio, jump, drop. Sulla Rocky Garden fluttua, vola sulle rocce. Vai in appoggio in parabolica, salta, dentro, salta, vola sulle rocce. Leggeri sui pedali. Fai finta che stai scendendo sulle rocce in mountain bike. Prova il tuo flow. Prova il tuo stato di flow. Sereni. Sereni. Salto. Curva. Salto. Curva. Il rituale della velocità. Elevati sopra le rocce, elevati sopra l'asfalto. Morbidi con le mani, pesanti con i piedi. Uomini leggermente piegati, posizione d'attacco, cioè uomini aperti. Il cuore. La discesa è arte. Se hai paura di pianti, lascia andare la bici, lasciala andare, lasciala andare, lasciala andare. I treni vanno solo sfiorati, solo sfiorati. Sfiora il freno, imposta la curva, prendi tutta la traiettoria, in approccio con la gamba esterna, poi dentro ed esci fuori più veloce. Sì.
Signore e signori, 45 secondi e si parte per la seconda di 4 della prima serie. Enrico? Non capisco più se è dritto o no, sì. 5 secondi. Metti la marcia da salita. Adesso avete visto come si fa. Le gambe bruciandi andanti, in una tuta, bruciandi andanti, diciamo. Cottura media delle gambe, ecco. Non troppo al sangue, non troppo cotte. Cottura media della gamba. Vai di furlanite. Una buona vitamina. Vai pieno. E partiamo. You gotta believe it's a disease. Thinking about these things with no remedy. Now partiti per i 2 minuti. Sempre 1500 fissi, non si stacca nessuno stasera. Bravissimi, non mollate. Let me make you look dumb, cause you're smart. You don't never have to act like you're tough. Let me be the one. I 1500, ti vedo. Pensate che onda, 1500 persone che si alzano in 3, 2, 1. Italia! You are enough for me, me. Are you enough for two, you? Hop, look in the mirror. Hop, and ask yourself, what you wanna do? Hop. Che bello! Non siamo normali. Il pazzo suonatore sveglio. Mi siedo, continuo e mi emoziono. Su! Seduti. Immagina la salita più forte che sei andata. Stai bene. Spingi per tutto l'arco della pedalata. I know way too many that ain't make it, and way too many that now fake it. Un minuto ancora. So many have the confidence, but don't really know where to take it. Sempre zona 4 perché la potenza. 8 su 10 per chi guarda gli altri parametri. Se non stai capendo niente, guarda le mie gambe. Never let them tell you that you're not, cause you are. Don't let them make you look dumb, cause you're smart. Are you ready? Let me be the one to say that you're enough. Never let them tell you not, cause you're off. Italia. Let them make you look dumb, cause you're smart. Italia. You never have to act like you're tough. Alzati. Let me be the one to say that Reagisci. You're enough. You are enough for me, me. Are you enough for you, you? Look, guarda qua, girl. È pelle d'oca questa. E me la fai venire yourself. Tu. What you wanna do, do. Devi sentirlo dentro il ciclismo. Devi sentirlo dentro. Devi sentirlo dentro, devi esserci nato o nata, oppure lo puoi diventare, ma devi sentirlo dentro. 5, 4, 3, 2, 1, relax. Vedi, seconda di 4 già volata. Invitate tutti i vostri amici a mettere like. Voglio vedere 2000 per sabato prossimo, in diretta. Dipende da voi, io ce la sto mettendo tutta, voi fate il resto. So che tirerete fuori la parte migliore di voi. Perché in diretta venga fuori scritto 2000. Dipende da voi, dipende da noi tutti insieme. Spargete la voce il più possibile. C'è qualche personaggio importante come voi? Diteglielo. Ok? Siamo tutti importantissimi in questo momento, ognuno di voi. Ok? Continuiamo in questo processo scaccia stress. Continuiamo in questa social life, come si dice adesso. A me non piace perché è un termine inflazionato. In questa cosa fatta in Italia, no made in Italy. Fatta in Italia. Genuina, ok? Fatta da voi. Io sono il vostro traghettatore di passione. Allora avete visto bene, se la fai bene, con la ripetuta, giusta, i 2 minuti e mezzo sono giusti, 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 giusti. Ok? Se al termine dei 2 minuti e mezzo vi siete, come si dice, avete mal di gambe, ma avete ancora margine, vuol dire che potevate aumentare un pelino ancora di più.
Se invece vi schiantate prima, per usare dei termini semplici, vuol dire che avete esagerato. Quindi, al di là della potenza e al di là della percezione di fatica, qual è il giusto equilibrio per fare questa ripetuta? Dovete tararvi in modo che 2 minuti e mezzo sono giusti, 2:40 non ce la fate, ok? Andate sicure che se vi tarate così non vi sbagliate. Vi assicuro, mi raccomando, chi sta usando la graziella della nonna, attenzione, perché col carter mi sono tagliato più volte il polpaccio da bambino. E queste sono caratteristiche molto importanti, eh? Dai che ci siamo? Allora siamo pronti, l'Italia è qui, 1500 italiani pronti ad elevarsi, pronti a sentire la passione. Ancora 2 minuti e mezzo, adesso siete diventati dei campioni di gioca giù e possiamo partire. Vai! Dai un po' di questa che non fa mai male. Vai, concentrati. Serata, Vado sulla fiducia, Giuseppe. Quando si gioca con le emozioni si va sulla fiducia. Non controllo nessuno, so che tutti state dando il massimo, anzi non esagerate. Siamo lunedì e non arrivare a sabato, eh. E allora pronti Italia? Tutta l'Italia del pedale che si eleva. Tutta l'Italia del pedale che sta bene. 3, 2, 1, spingi. Are you enough with you? You look in the mirror and ask yourself what you wanna do. Do be a number two. Siate folli, siate pazzi, sognatori svegli, come dice Sigmund Freud. Who do you love today? Your reflection show what you do today. Quanto è bella questa pazzia! La pazzia dei sognatori svegli, la vostra pazzia che ci fa stare bene. Never let them tell you that you're not, cause you are. Don't let them make you look dumb, cause you're smart. Dai, che ci siamo. You never have to act like you're tough. Pronti? They don't wanna say that you're a never questa. Let them tell you not, cause you are. Don't let them make you look dumb, cause you're smart. Italia! You never have to act like you're tough. 3, 2, 1, andiamo. You are enough to me, me. Are you enough with you, you? Look in the mirror. Hop. And ask yourself. Hop. What you wanna do, do? Hop. Be enough for you, you. The beauty is clearer. Oh. When it's for yourself. Russia un po' ma non troppo. Tieni un pelo di margine, zona 4. 87% frequenza cardiaca. 8, 9 su 10. 5, 3, 2, 1. Sei tu. Relax. Devi. Dieci, 15 secondi di relax, poi ti porti a regime. E subito cambio di ritmo in zona 2. Ok? Vai agile. Sciogli. Lo sapete che il segreto del corridore bravo è quello di saper cambiare ritmo, eh? Ci portiamo un po' alla volta quando siete pronti. A 100 pedalate al minuto. Senza faticarci, metti il rapporto più agile che hai. Impara a massaggiare le gambe in questa fase. È un esercizio anche cercare di far passare la frequenza cardiaca nel più breve tempo possibile pedalando agile. Ce la fai? Tante cose da fare assieme, eh? Si crea uno sport affascinante fatto bene. Fatto bene, ci sono tante cosine. La prima cosa che mi dicono tutte le persone che vengono qui in lounge è: caspita, non pensavo ci fossero tutte queste cose dietro la bici. Ecco, in queste lezioni stiamo scoprendo l'1%. Il 99% è qua dietro.
Track, e adesso come la mettiamo? Furbo è sto qua, furbo. Ria di scherzi, è stupendo vedere come la bicicletta unisca così tante persone pronte a star bene, eh? Chi l'avrebbe mai detto? È proprio tipico del ciclismo, no? Nonostante ti avessero detto che ti portavano al Giro d'Italia invece stai a casa, nonostante ti eri allenato per 4 mesi e invece stai a casa, cosa fai? Dici, oh, non ci sono più gare, ce l'hanno tutti con me, o dici, quando rientro fra 4 mesi gliela faccio vedere io? Allora, chi la pensa che tra 4 mesi gliela fa vedere, resta comunque. Molto semplice, eh? Niente esaltazioni, l'ho sempre detto, amatori per i giovani, i giovani, i giovani, i giovani. Ricordatevelo, io non voglio niente da questa esperienza, voglio che quando sarà finita vi ricordate dei giovani, ok? Qua nella testa, i giovani. Al di là dei maschietti che hanno un'altra roba qua nella testa, al di là di quello anche i giovani, ok? Pronti per la quarta di 4? Fai un po' fai un po' questa, ok? Pronti? Morbidi con le braccia, forti con l'addome, pedala nell'insieme, lascia stare uno, due, ma fai uno. Uno, spingi sempre per tutto l'arco della pedalata. Là l'abbiamo vista anche qua con l'analisi della pedalata. La pedalata più efficace si ha quando hai un'omogeneità, per cui cura l'omogeneità, lascia stare, spingi tallone, lascia stare. Concentrati a fare un movimento più omogeneo possibile, omogeneo. Dai che andiamo, zona 4 per la quarta. Never let them tell you that you're not, cause you are. Don't let them make you look dumb, cause you're smart. You don't never have to hop, act like you're tough. Hop, let me be the one to say that you're enough. 1500 ancora? E allora voglio vedere 1500 persone che si alzano. 3, 2, 1, su! You are enough to me, me. Are you enough for you, you? Look in the mirror and ask yourself what you wanna do, do. Be enough for you, you. The beauty is clearer. Oh. When it's oh. For yourself, oh. Who do you love today? Yo. The reflection shows uh-huh. You today. Yeah. Irreplaceable oh. You oh. Are today. Oh. Love yourself oh. Today. Beh, agisci! Non sto scherzando, veramente. Per voi. Concentra. Un minuto. Se sei un artista, se la bici è arte, noi siamo anche musicisti del nostro destino. Tu sei musicista del nostro destino. E allora pronti a danzare sui pedali. Italia, danza sui pedali per 30 secondi, zona 4 e andiamo! Look in the mirror hop. And hop. Ask yourself hop. What you wanna do, do. Ooh. Be enough for you, you. The beauty is clearer when it's for yourself hop. Who do you love hop. Today? Your reflection hop. Show what you do today. Irreplaceable you are today hop. Love yourself today. Who tre, do you love today? Your reflection show what you relax. Today. Irreplaceable you are today. Love yourself today. Transizione, 2 minuti e mezzo, grazie Airi, ciao, ciao Airi, che bei ricordi da Juniores con la mitica Country Rivoli, mamma che bei ricordi, quante cose abbiamo imparato, ciao Airi, ciao Paolo, ciao da Luca Loddo, ciao Alessia, Alessio, Mirko, falla gridare sta bici, qua è che non la senti ma sta bici sta chiedendo pietà, te lo assicuro. Alessandro Ghetta sta guardando ma non sta facendo come sempre, ok? Vero dottore? Sta guardando ma non sta facendo Alessandro e tu guardi ma non fai Alessandro e allora cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo fare con te Alessandro? Ciao a Brescia, un saluto speciale a Brescia, a Bergamo, un saluto specialissimo, forza ragazzi, forza. Allora, non si suda? Sì, mi sembra che... Le apparenze. Allora, grazie Ricci.
Davide, ciao Davide, ciao Andrea. Allora adesso cosa manca? Tre ripetute, sempre di forza, solo che cambiamo. Andiamo a 70 pedalate. Molti più attenti, più tradizionalisti, vuol dire, ma perché fai fare le ripetute di forza a 70 pedalate? A prescindere dal fatto che, come vi ho sempre detto, il programma migliore è quello che il vostro preparatore fa su misura per voi, 70 pedalate negli ultimi anni iniziate a inserirle perché? Perché sono andato a guardarmi i modelli di prestazione delle gare che facevo e ho cercato di andare ad avvicinarmi alla forza che utilizzavo in gara. E ho guardato delle cose. Allora, ci sono i momenti in cui vanno fatte a 50, dei momenti in cui vanno fatte a 60, fermo restando che ogni atleta ha un suo picco di cadenza-potenza che va individuato tramite un test, e questo è per i più tecnici. Uno dice, ma come a 70 pedalate se Moser le faceva a 40-50? Intanto quella è resistenza di forza e allena una cosa diversa, e questa è forza resistente. So che è un gioco di parole, ma sono due cose diverse. In più, 70 pedalate, se io vado ad analizzare un file di gara e guardo quante volte in salita vado a 70 pedalate, anche quella forza lì mi serve. Ma, ve l'ho detto, ci sono tante cose da dire, vi do solo questo piccolo aperitivo. Il discorso sarebbe da sviluppare solo con una serata, perché, anzi una serata, ci vuole un mese a parlare solo di forza e tutti gli aspetti in base alla cadenza, alla potenza, il tipo di forza in base al modello di prestazione, ma non vi faccio tutto questo pompone qua. Facciamo 2 minuti a 70 pedalate, quindi adesso si viaggia a 70 pedalate, come quelle che avete appena fatto di forza, quindi zona 4, 9, 8, 9 su 10 la percezione di fatica, solo che si va a 70 pedalate e si fa sempre prima di partire, guarda che fatica fare una canzone di pop senza dire parolacce, mi scappa e prima o poi, vedrai. Ok. Dai che andiamo! Dai che deve vincere la Coppa Cobra, Paolo Murraro, DJ benvenuti sulle mani, Dai che andiamo! Hop, 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 hop. Are you ready? This green is all like I put in my head. The sauces I need, go get them a spray. You know I'm strapped to 10, spinning like rims. Baby, don't get in my face. I don't like playing pretend. I like making money, and I'm making a man's okay. I'm trying to give me a show, then sitting in the belly with segregated. Designer on bed till they devastated. Got no time to relax if we hesitate. Heaven knows. I read the neon letters on the club and believe it. I'm feeling conceived. Mamma mia, che cattivi. Che cattivi. Sei pronta Italia? Io sì, tu anche? Andiamo! La frequenza si alzerà. Zona 4. 8, 9 su 10 lo sforzo. Stai su. Stai su. Qua stiamo su tanto, Dai. Ti ho detto che si danza sui pedali. Mi siedo per poco. Prendi. Se sei un artista, e lo sei, sei pronta a danzare sui pedali. 3, 2, 1, su. Per chi ha cardio, restate dentro la soglia, restate dentro il 92% della vostra frequenza massimale. Mi siedo. Secondi ancora, danza sui pedali, via.
recupera. Last night we got it. You would trip in a farm drink. Grab your clothes so we could peace. Will you make a scene? We should leave now. Everyone is there. Piano tranquilli. Quanto sviluppavi in volata? Allora, il mio record è stato 1880 watt, Angelo, grazie della domanda. Anche questo fa analizzare come siano cambiati i modelli di prestazione. Vedete, fisicamente è cambiato molto il sistema. Adesso i ragazzi velocisti di adesso sviluppano un picco inferiore come picco massimo, ma hanno caratteristiche diverse, tengono un po' di più in salita e riescono a tenere magari 1500, però per molto più tempo. Mentre i velocisti, diciamo della mia generazione, ben quelli di 10 anni fa, quindi tanto tempo fa, e 10 anni fa, avevamo su 1800, esatto, il mio record è stato 1880 watt. Grazie alla mamma che mi ha fatto sti cosciotti da maialino. Ciao mamma, ciao papà. Ok? Allora, grazie a loro. Come dicevo, i giovani, sapete qual è stato il segreto? E questo è molto importante, lo dico sempre anche quando vado dai giovani nelle scuole. Sapete qual è stato il segreto che ho fatto 14 anni di professionista? Che i miei genitori non hanno mai parlato di ciclismo a casa mia. Mio papà era il primo di 7 fratelli, buon dilettante, buonissimo dilettante, al tempo non poteva passare professionista ma andava molto forte, ha preferito andare a lavorare perché aveva 6 fratelli, lui era il più grande. Pensate cosa vuol dire per un papà avere un figlio che stava correndo in bici. Bene, sapete perché a me è piaciuta così tanto la bici? Perché mio papà non mi ha mai parlato di bici. Genitori che mettete pressione ai ragazzi, rifletteteci, ok? Quindi se un ragazzino ha la luce, il ruolo del tecnico è indirizzarlo bene, metterlo tutti gli strumenti, ma non forzarlo, dargli gli strumenti, se no non ha la luce dentro. Se ha la luce dentro lo capisce, gli dà gli strumenti. Ma se un ragazzino lo devi forzare, non c'ha la luce per fare il ciclista. È inutile che insistiamo. Se invece ha la luce, gli devi dare gli strumenti. Perché ho fatto 14 anni professionista? Perché mio papà non mi ha mai parlato di bici. Ed era un ex ciclista. Riflettete, ragazzi. Forza giovani. Ok? Intanto grazie come sempre a Claudio Licheri, motore e scintilla di questa iniziativa. Iniziamo per la seconda di 3 ripetute. Dipende, la cadenza è cambiata, dipende. Una volta c'era stata l'era Bugno tutti duri, poi l'era Armstrong tutti agili, adesso ognuno va in base al suo massimo potenziale di cadenza potenza. Ok? Pronti? Seconda! Concentrati, come si dice in Veneto, basta ciaguare. Un saluto in diretta da Andrea Taffi. Ciao Andrea Taffi, ciao Tafone, mamma mia, tanta roba il Tafone, eh! Ho avuto il piacere di essere compagno di squadra con lui, un monumento vivente. Ciao Tafone! Yeah, haha, 70 pedalate. Dai, concentrati. Che c'è gente che vuole allenarsi qua, eh. Hop. Zona 4, se non hai nessun strumento, 9 su 10 la fatica. Hop. Forza Italia. Ancora 1500. Non mollate stasera, eh. Mamma mia, se mi viene la furlanite. 3, 2, 1, su. Butta il dente più duro. Io non so Sagan come faccia a fare ste robe. Ho visto gente pedalare in piedi senza mani. Sono matti sti professionisti, eh. Mi siedo. Solo per poco. Due. Italia! Su! We can make it the way that we want it. Who
Abbiamo ancora 40 secondi. Italia! Su! Zosa 4. In questo momento il tuo cuore, se l'hai fatto bene in soglia, 90%. Bruciano. Vieni. Hop. 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 3, 2, 1. Relax. E grazie. Tanto vi ricordiamo, se avete qualche gatto a casa, mandateli qua, perché a Vicenza li abbiamo mangiati tutti. Ok, allora, un saluto da Belli Capelli, sempre questo problema che a fine lezione mi vanno sempre i capelli negli occhi, cazzo. Non so. Andrea, Dario, siete all'ascolto, bisogna che mi fate la frangetta dopo quando torna tutto a posto, eh? Esatto, Giorgio, non fate quello che faccio io, per favore, che non vorrei avervi sulla coscienza, eh? Era un effetto ottico, non ero io. Cancellate quello che avete visto, ok? Dove hai toccato i 1880 ti sembrerà strano in allenamento dietro Vespa. Andrea Alessandro. Io preferisco più 50, 70 cadenza, sì. Io preferirei tante altre cose, però ci sono delle cose che preferisci e delle cose che bisogna fare, purtroppo. Se avessi potuto fare tutto quello che preferivo in carriera, non avrei fatto mai neanche la salita. Allora, ottima osservazione la tua, ma purtroppo quasi mai nella bici ho fatto. C'è chi dice non c'è mai un giorno in cui io non mi sia divertito. Bene, non c'è mai un giorno in cui io non abbia sofferto come un cane in bici. Ho sofferto come un cane. E sapete qual è il bello? Che rifarei tutto, perché la cosa più bella, dopo la famiglia, che mi sia capitata nella vita, fare il ciclista. Per cui rifarei tutto. Ma c'è chi dice, non è mai capitato, sì, mi sono divertito, ma non c'è mai stato un giorno in cui non abbia sofferto. Anzi, quando soffrivo in partenza era il giorno che poi andavo più forte. Per cui se soffrite in partenza è un buon segno. Ok? Allora, pronti per l'ultima? Dai che ci siamo. 70 pedalate. Sempre belli, artisti del pedale. Jack, non ho guardato le pedalate, ma sopra le 100, eh. Hop, hop. Andiamo, Italia, stasera siamo, yeah. Guardatevi, datevi un tono che fa figo, yeah. Andiamo, 2 minuti. Dai, soffri adesso. Hop, Italia. 1, 2, we can make it the way that we want it. Who the guess? Yeah. Brucia. Yeah. Mi piace. Yeah. Questa è una capacità, Non pensate, Tanto Elena ci scrive che vi aspettiamo tutti al museo della bicicletta di Cosseria. Guardate sul sito di Elena Martinello, museo della bici. Hop. Non pensate che io non sia in zona 4, È una dote quella di far finta di parlare quando sei a tutta. 3, 2, 1, mi siedo per un po'. 1 minuto e 10. Italy, we love you. Come on. Sentiti figo, dai. Sentiti. So, yeah. Spingi. Può andare a zona 4 sorridendo. La furlanite, non capisci se è un sorriso o una smorfia di dolore. Sicuramente fa rima con dinamite. Quella che avete nelle gambe.
furlanite, dinamite, quella che avete delle gambe, vi siedo un po'. Pronti? 30 secondi e poi agilizziamo, non è finita. Dai, metti due denti più duri. Enrico, 80 km orari quella volta. In allenamento, scia da Vespa, proibito dal codice della strada, importante saperlo. Ricordo che quando mi allenavo per le gare, prendevo la Vespa di mio papà, che mi sta chiedendo l'allenamento, e avevo un cartello. Dicevo a mio papà di simulare proprio la gara, di portare 65, 70, 75 e poi facevo fare l'ultimo chilometro e mezzo a 75. Intanto non ripetete quella cazzata che ho fatto in piedi, mi raccomando, eh. Sono un atleta professionista e sono a traffico chiuso, quindi non ripetete quello che ho fatto, perché sennò poi è colpa di Furlan che si fanno male, è colpa di Furlan. Dai, andiamo, diamoci una mano per favore, eh. Siamo bella gente qua, non... dai, ci siamo capiti, eh. Allora, come facevo? Facevo portare mio papà a 70, 75, di fianco lì avevo strisciato tutto il carter della Vespa e davo le spallate a mio papà così come se fosse un altro corridore, e lui teneva duro perché vede che stessa famiglia siamo qui, e con la testa addosso a mio papà, proprio come in gara, e io avevo come parametro che se riuscivo a superare mio papà ai 75 km orari e fare gli 80 per 300-400 metri, allora ero pronto per andare a vincere le gare. Quando non riuscivo a fare quello, non ero competitivo in gara. Quando non c'erano ancora i watt e quelle cose lì, anche se io misuravo il potenziale, comunque quello era per me un test da velocista per capire se ero pronto per andare in gara e vincere. E io capivo molto la mia condizione da quel test lì. Chiaro che era molto inficiato da vento a favore e vento contro, però l'allenamento che facevo era proprio quello. Giro della Padania a 80 km all'ora, ti posso assicurare che è stata una bella vittoria, ma non fa impressione quella velocità lì, Harry, perché era in giù. Magari può far più impressione un 70 all'ora in pianura, ok? Il papà starter BMX Creazzo, sì, è stato anche presidente. Noi, comunque, BMX è sempre la mia casa natale e tuttora ha un fortissimo valore affettivo BMX nel cuore. Prima o meno, secondo mai. Ok, 4 minuti e mezzo agili. Allora, mettete il rapporto più agile che avete. Adesso sciogliamo. Però al mio via, faremo delle accelerazioni, ok, alla più alta cadenza che potete. Attenzione chi ha la bici da spinning, subito col freno o gambe ben agganciate, perché sennò alla fine vi scappano via i pedali, eh. Non fatevi male con la bici da spinning ad altissima cadenza perché vi strappate, ok? Sempre pronti con il freno lì automatico immediatamente. Chi ha la bici col manettino, pronti col manettino a bloccarlo, ok? Adesso andiamo agili e quando io vi dirò via, io sto andando a 100 pedalate, dura 4 minuti e mezzo, poi abbiamo finito. Zona 2, zona 3. È una sorta di scioglimento, eh? Esatto, è come essere dietro camion e ogni tanto facciamo una variazione. Metti il rapporto agile, zona 2, zona 3. 75% frequenza cardiaca, 5 su 10 lo sforzo. Pronti per la prima? Via! Sempre in controllo, eh? Zona 2, zona Verona, esatto, qua zona Vicenza. Magari anche i veronesi era. Sempre in controllo, senza andare in affanno. Cala, lascia andare. Metti ancora più agile. Deve essere una sorta di massaggio per le gambe. Andate via, è la parte più importante dell'allenamento questa, eh? Avevo il 53-11, Raffaele.
esempio adesso io ho messo il 36-21. Non sto facendo fatica, ma che grande Alessandro Reguzzo era! Mi parto Alessandro, te me vendo io era! Pronti, artisti, furlanite, dinamite, frulla sotto, parte ferma, sopra, Italia, via, fermi, guarda, forti con l'addome, dinamite sotto. Guarda la parte sopra, non saltellare, se stai saltando vuol dire che hai un rapporto troppo duro, forti con l'addome. Lascia, facciamo altre due così. Sciogli sempre. Artisti del pedale, sotto di tutto, sopra fermi. Fermi sopra. Ti ho visto, eh? Calderati! Fermo lì! Ciao, ti! Yeah. Guarda le spalle! Guardo! Fermi sopra, sotto di tutto! Braccia leggermente piegate! Respira! 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 Fermi con le spalle, ho detto! Molla, relax, ne manca una. Sciogli, massaggia le gambe. Sciogli. No, sbagliato. Fermi. 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 Ti ho visto, eh? Bene, go. Sempre il solito. Spuma pal boggia, dai che è stufo. Pronti per l'ultima? Caricati. Dinamite, furlanite. Pronti? Questa la facciamo così. Bravissimi, 1500 fino alla fine quasi, sempre più forti. Grazie dal vostro traghettatore di passione, grazie per quello che state facendo. Non scendete subito dalla bici, se no, come mi ha scritto ieri un caro amico, andate a letto con le gambe come i cowboy. Facciamo 3 minuti di conversazione, dai, fino a che sciogliamo. Non scendete subito, sempre sta fretta di smontare, che restate con le gambe in bacà. Quante volte conti da dirvelo? No scendere, no scendere. 3 minuti, è più importante il defaticamento, se no restate con le gambe. State su almeno 3-4 minuti, poi quando ci scolleghiamo fate stretching, ma non dire di sì con la testa e dopo la... come Angelo Fullan sul telefonino tutto il giorno. No, bene, fate tutto quanto, con calma, ok? Facciamo 3 minuti. Molto bene. Intanto vi ringrazio tantissimo. Ricordatevi, date un occhio a questo progetto giovanile. Si può fare per i giovani, si può fare. Ciclismo Amatoriale può aiutare i giovani, eccolo qua. Per tanti che me l'hanno chiesto, mi hanno chiesto Angelo come possiamo aiutare. Allora, come vedete, io sto rilanciando tantissimo tutte quelle che sono le iniziative che si occupano di dare dei finanziamenti, dei fondi a chi si sta occupando dell'emergenza, ma il mio sogno del cassetto è aumentare con questa iniziativa l'interesse al mondo dei giovani, ok?
Quindi l'amatore, amplificare, lo sto facendo per gli amatori, per tutte le categorie, ma l'obiettivo è questo, anche di andare a finanziare questo progetto che ogni anno ha bisogno di finanziamenti. Quest'anno sarà un anno difficile, per cui questa realtà farà fatica ad avere finanziamenti, gli sponsor che ha di solito, sarà fatica averli, per cui a tutte, grazie a tutti quelli che mi hanno mandato le email per chiedere come possiamo contribuire. Non lo volevo fare, ma nei prossimi giorni scriverò come farlo. Mi farebbe piacere qua, perché questo è un progetto per i giovani. Più riesco a raccogliere, più cose riesco a fare per i ragazzini, Ok, allora, detto questo, grazie, ciao Federica, ciao Andrea, ciao Massimo, ciao Paolo, sempre un grande grazie e un abbraccio a Claudio Di Cheri, ciao Alessandro Muraro, di nome di fatto in questi giovani, grazie in questi giorni, ciao Dario. Allora, come avete visto, iniziamo, poi facciamo martedì, mercoledì, e il prossimo che mi chiede domani a che ora è, gli diamo il premio, non si dice. No, a parte gli scherzi, lo sapete, state qui ancora un secondo, è molto importante, ve lo ripeto, che abbia più like possibile, perché io lo so che è finita sta roba qua, tutti quanti, Angelo Furlan andrà nel dimenticatoio, ma in questi giorni è importantissimo che la pagina cresca, perché ho un progetto nella testa di creare un canale che parli di ciclismo, ma quel ciclismo che non si parla in televisione, perché la televisione fa già un ottimo servizio, non voglio andare a fare il verso alla televisione, voglio fare quello che la televisione non ha tempo di fare per palinsesto, ok? Quindi se questa pagina qui ha una potenza, io posso chiamare dei personaggi, intervistare, tutte queste cose qui, se no uno dice, ma sì, almeno 100.000 like, se no chi è questo? Al di là di questo, questo è l'interesse, quindi invitate più gente possibile a mettere mi piace alla pagina, bisogna farla decollare, perché? Per voi, perché allora magari in futuro potremo ripetere un'iniziativa che sto facendo adesso, possiamo fare tante altre cose per un canale fatto da voi. Vi anticipo che giovedì sera, sull'onda di questo, avremo 4 super ospiti. Non vi svelo chi sono, ma andiamo a unire veramente. Diciamo che sono protagonisti e protagoniste del ciclismo attuale. Veramente sono quasi emozionato da chi sarà ospite giovedì sera al talk show. Non vi svelo niente. Quasi Belen. La Belen del ciclismo, diciamo. Ok? Allora, molto bene. Io direi che potete andare avanti ancora un minutino. Grazie Giorgio Baracco. Faccio 60 secondi a dirvi grazie e poi chiudo. Grazie Giorgio Padovan, grazie Fabio Ferro, grazie Aldo Ferrante, grazie a Beppe Corda, grazie a Alessia Giannoni, grazie a Valentino Donatucci, grazie a Marco Giacomuzzo. Se una bestia mi scassiano in sessione, vai Fabio, ciao Daniele Cazzola, Furlan Santo subito, grazie, vedi che mi sta crescendo. Allora, Stefano Benedetti sui rulli, basandosi sulla potenza, la frequenza cardiaca dovrebbe arrivare ai parametri rilevati da altro, e non posso schiacciare, sennò... vabbè, te rispondo in privato, Stefano, perché non riesco a leggere tutta la domanda perché è lunga. Allora, Cristiano, ciao Doriano, ciao Alberto Credese, ciao Roberto Giglietti, domani alle 18. Ciao Franco, ciao Antonio. Potrebbe essere Alessandro, potrebbe essere, vedo che siete molto acuti, Ciao Andrea, ciao Franco, ciao Stefano, ciao Egisto, ciao Matteo, ciao al gruppo ciclistico Monte di Malo, la mecca dei ciclisti vicentini. Chi avrà il miglior tempo su Monte di Malo? Chi lo sa? Ciao Daniele, grande maestro, ciao Daniele. Ciao Roberto, siamo stati fino a 1570. Sta a voi domani farlo arrivare a 2000. Ciao a tutti, ciao Antonio, ciao, non ho mai capito come si chiama Rander, mi dici il tuo nome perché non riesco a capire, Rander di Rohan, è il tuo nome Rander di Rohan, perché è una figata, sei troppo yeah. Ciao Franco, ciao Alessandro, ciao Carlo, ciao Marco Villanova, ciao Graziano, ciao a tutti, forza Italia, buona serata. E stretching, non far finta niente, me ne go, te ho visto, a te ho visto, a te, oi, guarda di lì, vai di lì dove cai, vai di lì dove,